Prego. No, mi collego a quello che diceva bene il Presidente Pace. Per dare un'idea a chi non conosce il nostro settore di cosa può comportare la mancanza di tecnici, noi non riusciamo a trasferire banalmente gli aumenti sui distributori automatici, perché quando noi facciamo un aumento, noi dobbiamo andare su 835.000 distributori a farlo. Oggi che l'inflazione è impazzita e quindi l'aumento dei prezzi è notevole, non riusciamo neanche, mancandoci le figure, a fare questa operazione. Ecco perché per noi è fondamentale questo, la parte quella. È fondamentale quello, è fondamentale la crescita, e a proposito di crescita, il vostro Presidente nel discorso introduttivo ha citato, credo, una cosa molto importante, che sono le fiere. A questo proposito, qui insieme a noi c'è Ernesto Piloni, che è Presidente dei Venditalia. Cos'è questa cosa a cui accennava il Presidente della nuova fiera di Parigi, e comunque com'è lo stato dell'arte rispetto a questo network fieristico internazionale? Venditalia nasce nel 98 da un'idea di Confida nel lancio del fiore all'occhiello italiano della distribuzione automatica. Gestisco Venditalia dal 2016. Il comparto fieristico, dopo quasi 10 anni di gestione, ho capito che è un motore importantissimo dell'economia delle piccole e medie imprese. Considerate che fiori all'occhiello italiani come il Salone del Mobile pesano 25 miliardi di indotto tra turismo, viaggi, impieghi, e sono lo 0,7% del PIL. Abbiamo passato una stagione complessa, chiaramente, per il Covid, che ha bloccato viaggi, ha bloccato situazioni. Stiamo affrontando oggi, con la posizione ucraina e israelo-palestinese, un altro tema complicato che dovremo affrontare per il travel, però Venditalia è leader mondiale per la distribuzione automatica. Il lavoro fatto ha portato ad essere un riferimento, siamo un riferimento europeo, siamo un riferimento mondiale, abbiamo portato 300 espositori nell'ultima edizione e 88 paesi, con 15.000 metri quadri di parco espositivo. Questo è il risultato di un lavoro difficile, perché il mercato fieristico è veramente complesso. Vi faccio un esempio che magari tutti ricordate: Motor Show ed EICMA. Uno è chiuso, l'altro è un successo. Ci sono veramente arene difficili come Anuga, che fa 220.000 metri quadri, che lotta con Ostia, che ne fa 150.000 sulle stesse tematiche. Venditalia continua ad essere davvero il numero uno mondiale. Siamo un evento degli anni pari, per cui lo facciamo ogni biennio. Abbiamo cercato di incrementare quello che è la presenza della distribuzione automatica anche nell'anno dispari. Il territorio più confacente a questo era il Nord Europa, perché noi abbiamo un pubblico principalmente mediterraneo e long distance, perché portiamo gente chiaramente dall'Asia, dal Sud America. Facciamo fatica a portare un pubblico invece del Nord Europa, perché l'abitudine del consumo del caffè è totalmente diversa in questi mercati. Quindi abbiamo deciso di dislocare l'anno dispari a Parigi, dove abbiamo fatto una collaborazione con NAFTA, che è l'associazione nazionale francese. L'evento ha funzionato molto bene, perché rispetto alle ultime edizioni fatte direttamente in Francia, l'expertise di Venditalia ha portato un risultato interessante. Le fiere sono fatte di due eventi importantissimi. Il primo è la vendita dei metri quadri, quindi coinvolgere le aziende a partecipare all'evento. Il secondo è portare un pubblico in target. Noi abbiamo bisogno di portare gente che è interessata, che ha voglia di vedere, capire le innovazioni. La prima fase è l'opportunità che chi produce o presenta prodotti li può far toccare, perché in un
fase digital e non concreta, la fiera invece combatte col fatto che puoi circolare per i padiglioni, degustare prodotti, provare un caffè o capire cosa vuol dire un nuovo distributore, una nuova tecnologia. Credo che sostenere chi fa eventi sia una necessità, ma è anche necessità sostenere chi partecipa agli eventi. Quindi le aziende italiane hanno bisogno di voucher, contribuzioni o sgravi fiscali, perché comunque promuoviamo un paese nella sua totalità. L'Italia è un paese che è piacevolmente visitabile, noi competiamo con Parigi, Roma compare, chiaramente ha un ottimo livello turistico come tutta l'Italia, quindi fare eventi a Milano, fare eventi in Italia in generale può essere sicuramente un motore importante e per la macchina del turismo e per la macchina chiaramente di chi produce e vuole esportare l'expertise italiana nel mondo. Quindi l'idea e la richiesta sarebbe proprio quella di trovare delle formule all'interno delle istituzioni per sostenere un motore così importante come gli eventi fieristici. Volevo concludere con un fuori tema, perché quella del CAM che è passata va bene come un raggiungimento e come l'inserimento del revending all'interno dei CAM. Revending è un progetto che segue Venditalia, ma è anche un progetto spontaneo, cioè la distribuzione automatica si è auto-organizzata nell'educational fuori casa, perché noi con Revending abbiamo fatto un'analisi di quello che succedeva nel comportamento dello smaltimento del rifiuto che producevamo. La distribuzione automatica si è impegnata da subito in un progetto, ripeto, non normato, non obbligatorio, ma siamo stati spontanei. Abbiamo associato quello che facciamo in casa e abbiamo cercato di portarlo nel fuori casa, quindi suddividere quello che è lo smaltimento per la forma di riciclo. Il caffè in Italia è stato anche il momento più facile, perché l'italiano è l'unico paese al mondo che beve il caffè al banco del bar. Quindi noi consumiamo e scappiamo. In quel momento lì c'è un momento molto facile di consumo e di buttare in un punto appropriato lo smaltimento del rifiuto. Il CAM è stato, e questo io credo che l'associazione che ci ha lavorato parecchi anni e mesi, un risultato eccezionale. Noi dovevamo vendere il caffè a 50 gradi, a eliminare totalmente l'acqua ed avere erogatori, vendere frutta non impacchettata, cioè c'erano delle cose che erano totalmente fuori da una norma. Quindi il complimento che io vorrei fare, un applauso lo merita, a tutto il team di Venditalia che ha portato, di Confida, che ha portato un risultato importantissimo per questo settore. Complimenti al quale.